Grazie Giovanni, ho trattato molti temi e francamente quello che vorrei sottolineare, che purtroppo è quello più, come dire, oggi che ci penalizza particolarmente, è quello della presunzione di non colpevolezza. La stampa, l'atteggiamento complessivo della gente è tale da anticipare il verdetto e sottrarlo alle sedi competenti, per cui facile scagliare subito diciamo così, il giudizio negativo sulla persona, come se appunto avesse compiuto un qualche reato, un qualche risparmio, questa fosse una realtà accertata. Purtroppo oggi si va avanti in questa maniera e direi che forse vorremmo fare un bene, perché nel titolo del convegno, ho messo nel sottotitolo l'avvocato della verità, difesa del colpevole. Noi abbiamo fatto questo in maniera un po' provocatoria, perché non appartiene alla mentalità dell'avvocato pensare in termini di colpevolezza o di innocenza rispetto al cliente che ci viene a dare l'incarico. Si parla appunto di presunzione di non colpevolezza, e chi più dell'avvocato deve essere, come dire, garantista rispetto a questo? Chi più deve dire? Beh, insomma, solamente se le prove all'esito di un lungo processo con tutte le garanzie difensive accerteranno la responsabilità, allora io ti potrai considerare colpevole, ma mai prima. E quindi anche lì starei per dire, è un falso problema ritenere che l'avvocato sappia che un cliente colpevole, che lo giudici lui stesso colpevole prima ancora che venga accertato dalle sedi competenti, e che sulla base di questo chissà cosa debba fare. Quindi sinceramente ve lo pongo come elemento di riflessione, perché purtroppo oggi se c'è qualcosa di cui piangiamo la scomparsa è questa presunzione di colpevolezza, perché ormai appena c'è un articolo sul giornale, appena qualcuno addita l'altro come colpevole responsabile di qualcosa, tutti quanti ci credono ed è stata già emessa la sentenza. Poi dopo ritorno indietro, non è quasi mai possibile. Allora, passo la parola a Valerio Spigarelli, che è un grande amico anche lui, ma è stato presidente delle Camere Penali Italiane per molto tempo, come dire, ormai dei padri nobili delle Camere Penali, e presidente dell'APEC, che è il laboratorio permanente, esame contro esame, giusto processo, e attivissimo, tanto che poi dovrà andare a Modena, dove c'è un grande convegno sulla Festival della Giustizia, la prima iniziativa che c'è quest'anno, è molto bello, lui può andare e parteciperà, e quindi c'è tempi stretti, insomma, canti. Siamo in attesa di... Prego? Canti, dico. Cresci. Sì. C'è il processo Dreyfus viene ricostruito, quello tuo... Sì, c'è anche. Ma non hai più... No, io parlo di un tema attualissimo, la pena di morte. Sembra una battuta, però domani inizierò dicendo che in effetti, se qualcuno mi avesse invitato a un convegno sulla pena di morte 10 anni fa, gli avrei detto, francamente, è una cosa così attuale da discutere. Se mi avessero invitato a un convegno sulla castrazione chimica 10 anni fa, gli avrei detto lo stesso, cioè, francamente, mi pare una cosa così plausibile. E poi quindi invece forse se riparliamo anche della pena di morte, del perché l'Italia era sugli scudi nello sconfiggere tra virgolette la pena di morte nel mondo, non è male, così ci portiamo avanti col lavoro, casomai a qualcuno gli venisse in testa, insomma, forse non è così distante la cosa. Allora, che dire, intanto quando si parla in questi convegni di Ettore, insomma, fatale, siccome siamo tutti amici di Ettore, qualcuno amico fraterno di Ettore, ci scivola il pedale sulla retorica, la retorica quella buona, la retorica dei sentimenti, perché ci sono ancora sentimenti, come dire, in giro quando si parla di Ettore Randazzo, perché ha, senza retorica, aiutato molti di noi a vivere la professione in una certa maniera. Devo dire che il mio rapporto su questo con Ettore era un rapporto, come definirlo, dialettico, dinamico, cioè tanto più Ettore era il portabandiera di un'idea appunto eroica della difesa del processo, io tentavo di inoculare nelle nostre esperienze quanto più avevo
dentro di me di antiretorico, ce n'ho a sufficienza, devo confessare. E questo però ha aiutato a costruire un'amicizia, appunto, che è diventata qualcosa più di un'amicizia. Insomma, quando poi è scomparso, al di là del dolore fortissimo, quando ci siamo ritrovati a Siracusa, quello che ho testimoniato era proprio un dolore profondo, che era un dolore di moltissima gente per la scomparsa di una persona che in questa sua visione così forte del ruolo dell'avvocato aveva soprattutto costruito nei giovani, nei giovani avvocati che si approcciavano alla professione, una idea, una consapevolezza che sembrava sorpassata nel tempo, e in quel tempo aveva recuperato un'idea eroica dell'avvocatura che era legata soprattutto ad un rapporto che nasceva negli studi professionali, nella trasmissione del sapere giuridico e deontologico tra maestro e allievo, cosa che fatalmente nell'evoluzione dell'avvocatura si era persa per motivi, a dirla con il buon Carletto Marx, strutturali più che sovrastrutturali, cioè per motivi di carattere economico, per motivi di mercato. Erano scomparsi, era scomparso quel tipo di avvocato, perché era scomparso quel tipo di trasmissione del sapere, di trasmissione anche del comando deontologico. Quindi il merito di Ettore era stato quello di prendere la deontologia, che per molto tempo era stata coltivata o non coltivata nell'avvocatura, con una serie di comandi aperti, ben poco definiti, e farla invece diventare una serie di raccomandazioni direttamente legate alla bontà dell'avvocato, alla bontà del gesto professionale dell'avvocato. Quando è morto Giuseppe Frigo, per molto tempo gli era stato vicinissimo, poi c'erano stati, diciamo, degli allontanamenti, gli scrisse una frase bellissima, perché disse che ad Ettore Randazzo andava scritto il merito di aver reso la deontologia qualcosa di preciso anche dal punto di vista, chiamiamolo così, scientifico. E quindi, insomma, con Ettore, ad Ettore intanto ha scritto questo merito, in una visione, ripeto, eroica dell'avvocatura, che probabilmente non era neanche più fedele rispetto ai tempi, ma che lui incarnava perfettamente. A me va scritto il merito di avergli regalato, perlomeno nei buoni 15 anni che ci siamo fortemente frequentati, il gusto di sorridere anche sulla... perché poi Ettore era tutto meno che un lagnoso serioso. Era una persona che aveva il dono raro di riconoscere nell'interlocuzione con le altre persone, qualsiasi fossero, a qualsiasi categoria appartenessero, il grumo dell'interesse di alcune tesi. Io dico sempre che quando io ho conosciuto Ettore Randazzo, l'ho conosciuto contrapponendomi fortemente a lui all'interno delle camere penali, ma Ettore era una persona liberale nel vero senso della parola, a bontà sua ritenne che avevo delle qualità, e quindi rispetto a quei contrasti passò sopra senza neppure pensarci. Questa è la bontà di Ettore da questo punto di vista. Per non scadere nella retorica, dico anche che, e questo io glielo, non io, anche altri amici, Renato, Gianni Canzio, quella debitavamo anche una perseveranza per parlare in termini, diciamo, edulcorati ed educati, che arrivava. Lo stalking non l'hanno inventato gli americani, lo stalking lo ha inventato Ettore Randazzo, perché Ettore Randazzo, quando si metteva nella zucca qualche cosa, non mollava finché te non ti arrendevi, sostanzialmente. Quel qualche cosa magari era la fissazione di un convegno a buoni 7-8 mesi di distanza, e lui ti chiedeva che cosa farai il 23 marzo del 2002, tu gli dicevi inshallah, che ne so, Ettore, magari sarò, può darsi pure morto, va a capire, insomma, comunque risentiamoci nell'anno di competenza. Lui no, tanto segna, te lo vuoi. Quindi era talmente determinato da arrivare alle estreme conseguenze. Su questo, per esempio,
lui era molto determinato rispetto a certe idee giuste e condivisibili. Anche qua io sono stato il suo segretario nel periodo dal 2002 al 2006, Ancona tra l'altro fu la città in cui noi concludemmo quell'esperienza, che fu un'esperienza bellissima dal mio punto di vista, anche perché divenne mio amico di Ettore. Ma certe volte io ero stupito dalla sua appunto perseveranza quasi patologica, nel senso che per esempio sulla separazione delle carriere noi lavorammo molto, lavorammo seriamente secondo me, lavorammo anche elaborando delle proposte, accantonate in quel momento la possibilità di una separazione delle carriere nobile, cioè per via costituzionale, su proposte che attraverso la legge ordinaria potevano comunque incidere da questo punto di vista. E quindi ci recavamo spesso in Parlamento, dove facevamo una sorta di giro delle sette chiese a perorare la bontà progressiva e illuminata della separazione delle carriere, ricevendo una serie di calci che non finivano più. Ma Ettore non faceva più sé e continuava a incontrare chiunque, finché un giorno, mi ricordo, andammo dalla, tra l'altro, sua conterranea Anna Finocchiaro, parlammo di una serie di cose, poi Ettore al momento dovuto cominciò anche a perorare la causa della separazione delle carriere nei confronti di una delle nemiche più diciamo schierate della separazione delle carriere. E quindi ci guardò per un po' di tempo e poi alla fine gli disse, insomma, minchia, disse, per la verità, Ettore dice, ma come pretendi di convincere me? Cioè io sono il nemico su questo. E io lo tiravo per la giacca dicendo, infatti questo è il nemico, perché buttiamo il tempo? Però questo lo dico da un lato appunto per in modo che così sorridiamo non soltanto il resto, ma anche per dire che perfino questo servì a qualche cosa e fu l'anticamera dell'ultima cosa che ha regalato Ettore di positivo e di anticipatorio sui tempi, che è stato il LADEC, nel senso che la maniera di porsi, che contemplava contemporaneamente anche un'assoluta indipendenza e autonomia veramente blindata nei confronti della politica, perché Ettore era, semmai era antipolitico, ante litteram o prepolitico, ma Ettore non concedeva nulla persino agli amici strumentali della separazione delle carriere. Sotto la sua presidenza noi coniamo, io coniai per la verità, ma lui poi lo impugnò, quello slogan, lo slogan che la separazione delle carriere non doveva essere intesa come una clava da dare in testa alla magistratura. Altra cosa che diceva è, perché la cito? È perché ho paura che da qui a qualche mese di nuovo la separazione delle carriere diventi una clava da dare in testa alla magistratura e non quello che è, e cioè l'esaltazione della terzietà del giudice, con il rischio che poi, sfumata la contingenza politica, magari ritorni negli armadi o nei cassetti. Però Ettore, nel fare questo, anche nello stortizzare Anna Finocchiaro, che faceva? Beh, creava un ponte, lui era un costruttore di ponti. Lui creava un ponte con gli avversari, per esempio, con una idea veramente liberale del confronto, per cui a costo di parlare con chi proprio era distantissimo, comunque continuava, era appunto l'avvocato di alcune questioni e le perorava tentando di convincere, tentando di argomentare, senza mai creare fratture o fossati informabili. Il LADEC nasce da questa intuizione, ovvero LADEC nasce dal fatto che Ettore Randazzo c'era un'altra qualità che, per chi gli stava vicino come amico, perlomeno poteva diventare una iattura fenomenale, cioè non si stava mai fermo un momento e finita di fare una cosa ne iniziava immediatamente un'altra, per cui quando tu tranquillamente pensavi che andavi a fare una bella vacanzetta da qualche parte, arrivava una telefonatina di Ettore che diceva, sai che ho pensato, adesso farò un'associazione tra avvocati e magistrati, e uno magari dice, senti, e trovatene un'altra perché questa mi sembra sbagliata, e invece era giusta pure quella e partì con un tema che sembrava un tema di nicchia in realtà, no? Renato, ti ricordi quando inizialmente incominciammo poi questa cosa che era anche questa
tipi da dietro, perché eravamo una compagnia di giro, insomma un po' come il carro dei teschi, andavamo in giro per tutta l'Italia a dire come non si faceva nei tribunali la cross examination e a dire come invece sarebbe stato possibile farla bene e come mettendosi d'accordo si potevano creare buone prassi. Lì nacque questa idea e lì nacque anche l'idea di un confronto sempre aperto, sempre nettissimo, senza mai concedere niente al volemos e bene, insomma, tanto per essere chiari, dell'APEC all'interno, attorno a quel problema, al problema della cross examination. E inizialmente chi sentiva questo tema, cioè la prima obiezione che veniva mossa è: vabbè, ma questa, insomma, quante sentenze ci stanno sull'esame incrociato? Due, tre, di che qualità sono? Infima. Ma chi gliene importa? Cioè, ma chi se ne importa sostanzialmente? Invece era un tema fondamentale, perché era un tema centrale rispetto all'idea del processo, del contraddittorio, che pure è stato ricordato, e produsse anche qualche cosa di buono. Ettore era una persona molto volenterosa e anche un po' più positiva di me. Io per esempio oggi dico che quello che facemmo anche all'APEC, cioè le linee guida sulle cross examination, poi sostanzialmente purtroppo sono rimasto in gran parte lettera morta. Paradossalmente sono rimasta lettera morta anche in quei tribunali in cui operavano gli stessi magistrati che avevano dato una mano a fare quelle linee guida e gli stessi avvocati, perché e su questo io raccolgo la sua eredità da questo punto di vista. Giustamente diceva Giovanni, ecco, Ettore non c'è. Aveva un'idea eroica dell'avvocatura, ma aveva anche un'idea fedele dell'avvocatura, attenzione. Quindi se c'era da addebitare poi rispetto al fallimento di determinate cose delle responsabilità, non si faceva problemi a riconoscere la nostra significativa quota di responsabilità. Sulla cross examination, per esempio, io mi sono stufato di dire, anche perché tutto nacque da un convegno all'ISIS del 2003 in cui Ettore mi affidò la questione appunto delle prassi degenerative sulla cross examination, da lì nacque un momento la cosa, e noi per lungo tempo dicemmo quanto poco la magistratura, soprattutto la magistratura giudicante, avesse compreso l'importanza di una prassi virtuosa sulla cross examination. Oggi sapete che vi dico, io penso che siamo noi i primi responsabili del fallimento della cross examination, perché dopo averci lavorato, dopo aver elaborato anche cose, dopo essere riusciti ad ottenere anche qualche sentenza della Corte di Cassazione illuminata rispetto a questo tema, ogni volta che entriamo nei tribunali vediamo gli avvocati non questionare sulla degenerazione della cross examination, vediamo gli avvocati legittimare le prassi degenerative, vediamo gli avvocati non saper fare la cross examination sostanzialmente, quindi non poter insegnare proprio a nessuno come farlo. Però al di là di questo, poi l'appetito mi è mangiato, soprattutto a uno come Ettore, dalla questione cross examination poi disse: no, a questo ponte che abbiamo costruito con alcuni magistrati, che poi si è anche esteso in Italia con altri laboratori, dobbiamo ampliarlo, dobbiamo riguardare le prassi che riguardano direttamente il giusto processo. Forse un obiettivo molto ambizioso, un obiettivo che poi non ha avuto il tempo di coltivare, perché insomma poi il destino ce l'ha portato via. Allora, rispetto a tutto questo, me la pianto subito, e altri 10 minuti e stacco, però rispetto a tutto questo che è un po' l'eredità, il lascito di Ettore Randazzo, bisognerebbe un po' fare il punto su alcune questioni. E qui, prescindendo dall'aiuto che ci ha dato Ettore, Giovanni ha fatto un affresco. Io direi che la questione più importante in questo momento è proprio la prematura morte della presunzione di non colpevolezza, perlomeno, se non di innocenza. E noi oggi assistiamo, non tanto al di là di tutto, non tanto nelle vicende processuali,
ma nella vita pubblica italiana assistiamo alla morte e seppellimento profondo di questa presunzione. Cioè oggi si dà per scontato che chiunque sia anche molto alla lontana raggiunto da un'accusa, ma anche qualche cosa che ancora non è un'accusa, debba per prima cosa, delirio che magari fosse girondino ma invece molto peggio, debba immediatamente unto dal sospetto, finanche solo etico-morale, di una qualsiasi colpa, debba rassegnarsi immediatamente a lasciare le sue cariche pubbliche. E questa è una deriva che è equamente distribuita all'interno delle forze politiche e direi all'interno della società, all'interno della cultura. Questo significa anche che c'è una disistima profonda, mettiamola così, rispetto al processo. Cioè il processo, che dovrebbe essere il luogo di accertamento delle responsabilità, è assolutamente non necessario per questo. E guardate, questo è quasi banale sottolinearlo, affonda anche nella storia patria una ventina di anni fa, e quindi non è una cosa nuova, ma oggi noi abbiamo sempre più norme che ci dicono esattamente la stessa cosa. Questo è il problema fondamentale. Noi abbiamo una sorta di sistema del processo, di sistema della classe dei giuristi, di sistema di alcuni principi costituzionali, come quello che abbiamo ricordato, anche come quello del giusto processo, che viene rivendicato. Io ho fatto un dibattito con Davigo 3 settimane fa, più o meno, in Piemonte, a Novara, e Piancamillo Davigo, che è attualmente fuori ruolo, ma è un giudice della Corte di Cassazione, ha perorato la causa della negazione delle virtù epistemologiche del contraddittorio in maniera netta, cioè dicendo che francamente, cioè lui non lo dice così, però lo lascia in testa, e lui, il 111 della Costituzione è semplicemente sbagliato, perché buttare quello che si raccoglie in un commissariato di pubblica sicurezza, io questo gli ho contestato, cioè la confessione piuttosto che la testimonianza raccolta unilateralmente da qualcuno all'interno di un commissariato di pubblica sicurezza, non considerarlo una prova, per lui era assolutamente illogico e incredibile. Peccato che sta scritto nel 111 della Costituzione, ed è un giudice della Corte di Cassazione, vedi tu. Pensiamo a quello che avviene invece nella società, di molto peggio, naturalmente. Avviene che noi abbiamo una serie di... abbiamo una classe politica che intona alla più vieto giustizialismo la sua rivendicazione, la sua legittimazione. Questo è il problema. Senza grandi distinzioni, poi, secondo me, perché poi non è una questione di destra, sinistra, Lega, 5 Stelle e quant'altro, perché anche quando andiamo a vedere altri ambiti politici, vediamo perfettamente che quando tocca agli altri il ragionamento che si fa è esattamente lo stesso. Cioè non c'è nessun rivoluzionario delle garanzie che dice: non me ne stracato fotte niente che il mio avversario politico in questo momento sia sottoposto da questo, ma mi importa invece coltivare il principio della presunzione di innocenza sul serio, non a parole, perché a parole sono buoni tutti. Quindi tutti diranno: premesso che dimentiti, perché è meglio. Allora, questo è il momento, secondo me, di raccogliere l'eredità di Ettore rispetto alla costruzione di ponti. Cioè noi abbiamo un ceto di giuristi che molto spesso, seguendo il detto siciliano, china di giunco, si è, mantenuto non così inflessibile come Ettore era ed Ettore galdeggiava. E noi abbiamo delle rappresentanze dell'avvocatura, della magistratura, e a questo momento
per vari motivi sono in attesa di quel che possa avvenire, ognuno con i suoi guai. Adesso non dobbiamo affondare troppo il coltello nelle carni del CSM, perché sarebbe troppo facile in questo momento, sarebbe anche tutto sommato francamente ingiusto, perché poi molto di quello che è uscito fuori plasticamente era ben noto alle cronache anche prima. Insomma, è stupefacente che qualcuno si stupisca, anche se ne parlavamo prima con Bricchetti, obiettivamente certe cose magari non si immaginavano, perlomeno alcune. E allora, questo è il momento di raccogliere tra le tante eredità di Ettore quella di una, come dire, quella di essere civil servant, cioè di essere delle persone che, avendo la fortuna, stavo per dire un'altra cosa, di fare una professione che amano, che ritengono importante anche all'interno della società, debbono porsi il problema di queste derive. Debbono porsi il problema anche di derive che riguardano non tanto, appunto, parlato della presunzione di innocenza, ma anche la gerarchia costituzionale dei valori. Allora, io non penso che la legge sulla legittima difesa sia poi sto granché rispetto a nel momento in cui sarà applicata, però mi colpisce molto il fatto che si è rivendicata nel proporre quello una sorta di inversione gerarchica dei valori costituzionali. Al primo posto c'è la difesa della vita, oggi si dice, ma no, perlomeno è pari pari quella del motorino. Adesso dico il motorino per non dire le gioie che ci abbiamo in casa, cioè i beni. Perché questo è avvenuto qui. E questo è avvenuto in maniera rivendicata, e questo è avvenuto in maniera dichiarata, non è che c'è da discutere su questo. Questo è avvenuto qui, in questo paese, in un paese in cui, per esempio, noi non abbiamo avuto per 20 anni o 30 quasi la norma sulla tortura, pur avendo sottoscritto una convenzione internazionale che ci obbligava a introdurre il reato di tortura, e poi quando l'abbiamo fatto diciamo stravolgendo sostanzialmente quello che doveva essere il comando. Questo è un paese in cui si continua a innalzare il livello delle pene in maniera parossistica, guardate, non soltanto per i reati, quelli che creano, diciamo, unanime consenso, se seppelliscono di anni di galera che li commette, dal terrorismo alla mafia e quant'altro, ma anche per reati. Insomma, se io prendo la norma sulla corruzione che era in vigore nel codice Rocco e prendo la norma sulla corruzione che è in vigore oggi, vedo una moltiplicazione del livello sanzionatorio di cui non parla quasi nessuno, anzi la diacoviella che viene fatta è sempre, ma semmai il contrario, e cioè che forse dobbiamo ancora, io non so quanto vogliono adeguare le pene della corruzione, probabilmente a un certo punto riesumeranno la ruota o la bollitura diretta dei corrotti nell'olio bollente e qualcuno dirà, vabbè, adesso ci stiamo, ci possiamo contentare, magari sarà un problema di gradazione dell'olio bollente, su quello ci ripenseremo tra qualche anno. Qualcuno che si affacci dicendo il re è nudo, cioè dicendo guardate che uno dei problemi della nostra maniera di produrre le leggi è proprio questa, cioè quella di rincorrere un consenso, un populismo giudiziario che sta facendo diventare parossistiche le sanzioni, non c'è. Addirittura, e di nuovo mi viene in mente il buon Davino l'altro giorno che diceva, ma non è un problema di massimo della pena, i massimi della pena sono già sufficientemente elevati, sono i minimi della pena che vanno elevati ancora di più. Con il che, francamente lasciandomi sconfortato anche sulla possibilità di un minimo di dialogo. Ecco, insomma, noi avremmo bisogno di gente come Ettore che aveva il coraggio non soltanto di stolchizzare Anna Finocchiaro, ma anche di dire che il re è nudo. Anche di dire che il re è nudo a costo dell'isolamento, e attenzione, perché poi non sono tutte rose e fiori.
perché soprattutto quando non ci sono più persone come Ettore, no, si pensa che la loro vita sia stata sottoposta a un continuo incensamento, è passato come Gesù Cristo il giorno delle palme, no, erano più i calci in faccia che ricevevamo quando chiedevamo il minimo indispensabile di un diritto penale minimo liberale, il minimo indispensabile del giusto processo, il minimo indispensabile di un ordinamento che rafforzasse la terzietà del giudice, no, erano cachinni, sorrisi, alzate di spalle, isolamento vero. Allora il problema è questo: a fare i santi post sono buoni tutti, invece bisogna tentare di fare e di restituire, ecco, quel tantissimo che ci dà la professione, perché io sono antiretorico, io con Ettore scherziamo sempre sul fatto che lui aveva sta retorica dell'avvocatura, io gli dicevo guarda che pure mio bisnonno faceva l'avvocato, io ho due generazioni almeno in più di avvocati che mi fanno dire che ho un'idea dell'avvocatura un po' meno eroica della tua, però invece dal cuore ammiravo questa sua capacità di saper andare contro l'opinione corrente e fregarsene altamente anche dei rovesci della situazione e insistere su determinate cose. Ecco, mi sa che si sta perdendo questo, cioè, mi sa che parlo dell'avvocatura, ma non dell'avvocatura, non prendete la cosa come con riferimento a associazioni o cose, io parlo dell'avvocatura inteso noi avvocati uno per uno, insomma io gli avvocati, io che non avevo la retorica della toga, Ettore racconto sempre, mi affidò una volta una produzione che si chiamava La magia della toga, io debuttai parlando di Mandrake, cioè quello che c'aveva invece che la toga, la tuba, era il mago degli anni 60. Però di una cosa io sono convinto, e di una cosa era convinto anche Ettore, la figura dell'avvocato è una figura che non soltanto è il garante, il tutore della regolarità del processo, se volete il tutore e il garante della libertà, ma è anche una figura che si pone ontologicamente in contrapposizione al potere. Cioè, gli avvocati sono le persone che si alzano senza un grammo di potere in tribunale e contrastano il più grande potere democratico dei paesi democratici, che è quello giudiziario, che può legittimamente privarti del bene più importante, che è la libertà personale. Ecco, questa nostra idea di profeti disarmati senza potere deve essere però corroborata da un impegno, da una, come dire, spendita della virtù civile, dell'impegno che l'avvocato, gli avvocati, l'avvocatura probabilmente in questo momento certe volte hanno qualche remora a spendere. Questo è l'insegnamento vero che mi ha lasciato il mio amico. Non lo dico per retorica, in grado di raccogliere per bene il suo insegnamento, però perlomeno tento di trasmettere.